sulla terrazza che guarda Guido Monaco, insomma, e che abbiamo e che ci permette di avere alle spalle la nostra bellissima città, per parlare con Marcello Comanducci, presidente di Arezzo in Tour, ecco, di questa estate che, insomma, sta facendo registrare dei numeri importanti e per certi versi inaspettati sul fronte del turismo. Ce lo dicono i ristoratori, i baristi, insomma, coloro che stanno vivendo in questo periodo la nostra città sul fronte ovviamente delle attività commerciali, ecco, diciamo, dalla paura di non avere nessuno a un exploit inaspettato. Sì, guarda, è stato proprio un cambio repentino, perché come un po' tutta Italia, un po' tutto il mondo, tutto il periodo del lockdown e del post-lockdown è stato ovviamente turisticamente quasi inesistente, perché i numeri erano veramente bassi. Poi in realtà agosto è esploso il turismo in modo inaspettato, tant'è che ha messo anche in grandi difficoltà tutti gli operatori del settore, perché molti avevano chiuso, altri non fornivano servizi, e passando proprio da percentuali nettamente negative addirittura molto probabilmente a quasi un record storico di presenze per la città. Questo dovuto da tutta una serie di fattori che vanno un po', diciamo, anche dall'accorpamento di chi aveva deciso di venire a visitarci magari nei mesi scorsi, che l'ha deciso di fare ora magari perché aveva le ferie, al fatto che abbiamo fatto delle ottime campagne di comunicazione. Quindi è stato un insieme di attività che ha fatto sì che è stato veramente, è tuttora un mese incredibile. Tanti toscani, tanti italiani, insomma, che stanno affollando Arezzo, ma ci sono anche gli stranieri. Noi, ad esempio, un turista olandese, alla domanda "ma non ha paura del Covid?", ci ha risposto "no, perché ce l'abbiamo anche in Olanda", per cui ecco, si pensa di superare, ecco, le cifre del 2019, soprattutto del mese di agosto? Ma io al momento credo di sì, anche se sono dati solo ed esclusivamente ovviamente provvisori, anche perché agosto ha sempre lavorato tantissimo sulla lunga permanenza dell'extraalberghiero, quindi tutte le nostre campagne hanno sempre lavorato molto bene, con permanenze di una settimana, addirittura di due in certe situazioni, mentre l'alberghiero ha sempre lavorato molto poco nel periodo estivo. In questo caso invece abbiamo registrato delle performance incredibili anche delle strutture ricettive, quindi si presume che, sommando, diciamo, le due attività, si possa veramente battere il record delle 62.000 presenze che erano state fatte nell'agosto dello scorso anno. Città del Natale, che succederà? No, tra l'altro Città del Natale sarebbe perfetta, perché nelle previsioni della Fondazione a questo exploit di agosto è già in mente la previsione di investire sempre in campagne social media per tenere alto anche settembre-ottobre, poi in attesa di novembre-dicembre della Città del Natale. Quindi se riusciamo a farla sicuramente ci aiuterà molto a salvare una stagione che è disastrosa, rimarrà disastrosa, ma che comunque potrebbe dare fiducia e un po' di economia a tutta la filiera, che in realtà, se dovessimo tornare nuovamente in un lockdown o comunque ritornare ai livelli di prima a livello turistico, sarà veramente difficile da superare. Ma è più un sì o un no? Ma da parte nostra è un sì, nel senso che l'amministrazione e la fondazione si sono prese l'impegno comunque di organizzarla, ovviamente in tono magari minore, con i distanziamenti, con tutti i sistemi di sicurezza. Bisogna capire se da qui a novembre l'Italia riesce comunque a mantenere un livello basso di contagi e far sì che un evento del genere, che comunque muove tante persone, si possa proprio tecnicamente fare. Quindi se non c'è questo impedimento, noi la faremo sicuramente.